Per me essere madrina di questo evento è molto importante perché io vivo a Roma da diversi anni, però sono salentina. Mio papà è nato a Gallipoli, mia mamma è nata a Lecce, tutti i miei parenti sono disseminati nel tacco d'Italia e quindi insomma è importante, è molto importante, è un'affermazione anche del mio percorso come artista importante. Un percorso che anche tu appunto porti avanti nel tuo lavoro attraverso, diciamo, l'arte, e questo è molto importante anche se lo si estende in una terra così bella come il Salento. Sì, assolutamente. Il Salento poi ultimamente sta proprio dando tanti talenti artistici e quindi e poi anche il fatto di stare su Roma e portare avanti la salentitudine, diciamo così, trovo che sia molto importante perché noi comunque abbiamo sempre una marcia in più. Siamo un crogiuolo di razze, un insieme di razze, di emozioni, di cose intense che nell'arte trovano il giusto sbocco, credo. Tu ne sei un esempio, sono tanti i salentini che vivono ormai a Roma, chi per lavoro, pensiamo anche ai giovani, molti studenti e studentesse fuori sede che quindi studiano e occupano qui. Questo può essere un'occasione di scambio per non solo per conoscersi, ma per far conoscere soprattutto la cultura e l'arte del Salento. Sì, assolutamente, la cultura e l'arte del Salento è una cultura e un'arte viva e vivace, che è giusto che abbia la sua collocazione in un panorama artistico anche più ampio. Un messaggio per i giovani che sono così appassionati di arte, di spettacolo, che magari vogliono intraprendere un po' la tua strada, il tuo percorso, per capire che, con tutto il rispetto per tutti i reality e tutti gli show che ci sono, l'importanza di fare una strada giusta. Un consiglio che io do ai giovani che appunto si approcciano all'arte e allo spettacolo è quello di non sottovalutare mai l'impegno e lo studio della recitazione, nella fattispecie se vogliono appunto diventare attori o attrici, perché si tende molto a dire vabbè, ma che ci vuole? Non è così, non ci si può improvvisare, e poi oggi con la crisi economica che abbiamo in atto le produzioni chiedono sempre più delle persone capaci in 2-3 ciak di portare a casa la scena, detta in gergo, quindi bisogna essere preparati. E niente, poi ovviamente sappiamo tutti che è un mondo anche fatto di compromessi, eccetera, che però non pagano perché alla lunga poi si vede il valore, cioè se una persona vale va avanti, soprattutto nel teatro. Io sono un'attrice soprattutto teatrale, anche di televisione, ma soprattutto di teatro, e lì c'è un feedback immediato con il pubblico, quindi non si può bleffare, ecco. Quindi studiate, preparatevi, è un bellissimo mestiere, molto difficile, come dice Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, però si può fare, si può fare.